Il destino aveva già scritto tutto, il destino aveva già in serbo quella fine tragica per Inanna, bellissima ragazza di 20 anni, pakistana, uccisa dal papà perché voleva vivere all'occidentale. Un destino già scritto per questa bellissima e sexy fanciulla, Ina Salem. Era l'11 agosto del 2006 nella provincia di Brescia. Ci fu uno scossone che riguardò tutta l'Italia. Ina era una ragazza sveglia, bella, sexy, molto appariscente, amava l'Italia e aveva deciso di allontanarsi dalle regole strette, dure e tradizionali del suo paese d'origine. Una scelta insieme a quella di non voler sposare un uomo in Pakistan che il papà però non ha mai accettato, così l'ha uccisa brutalmente a coltellate. E ha nascosto in giardino con l'aiuto di complici il magnifico corpo. Vivere senza Ina sarà per sempre il mio più grande dolore, ma Mohammed era e resta l'uomo della mia vita. È giusto che paghi per quel che ha fatto, però io l'ho perdonato e non lo abbandonerò mai, così avrebbe detto la mamma di Ina. La donna poi avrebbe detto: mio marito è sempre stato un uomo buono e un padre esemplare, ma una volta ci ha obbligato a fare qualcosa. Quel giorno ha perso la testa in un impeto di rabbia. Ina era una ragazzina bravissima, ma era finita in cattive compagnie. Avevamo cercato di farglielo capire tante volte. La mamma avrebbe poi aggiunto che il marito si è reso conto di aver causato qualcosa di brutto alla figlia, di aver seppellito il corpo della ragazza in giardino per paura, volendo aspettare che il resto della famiglia tornasse dal Pakistan. L'uomo, pensate, che sarebbe stato condannato a 30 anni di carcere. Mohammed ha fatto una cosa orribile, ma sta pagando, e noi qui lo stiamo aspettando, così avrebbe detto la mamma di Ina, alias la moglie dell'uomo in carcere. Grazie cari utenti, il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate. Questo video vuole informare eventuali persone rispetto agli altri, nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Grazie e un saluto.